Diciamo che quando ho iniziato avevo una preparazione molto basica di sia in sessuologia che su queste tematiche. È stata una cosa anche un po' casuale, devo dire. Sapevo che ecco, c'era questo progetto e che diciamo, cercavano psicologi che potessero essere interessati. Con Regina e insomma, con le altre persone che all'epoca, come dire, ruotavano intorno al progetto, ci siamo trovati in sintonia. È un argomento che mi ha interessato molto anche perché effettivamente rappresenta una tematica magari non comune. Poi devo dire che anche negli anni, conoscendo anche colleghi che lavorano in questo campo e anche ascoltando le esperienze delle persone trans, che è nato proprio un interesse perché effettivamente si tratta di un tema molto molto importante. È un ambiente vivo, un ambiente in movimento che è molto stimolante, ecco, per me, come penso per tutte le persone che ci lavorano. Il consultorio transgenere è una struttura che è a Torre del Lago Puccini, in Versilia, in Toscana, che nasce nel 2008 dedicata alle persone transgender, in particolare alla tutela della salute e dei diritti delle persone transgender. Nasce come progetto pilota nel 2008 su spinta e richiesta di associazioni di persone transessuali. Soprattutto il MIT, il Movimento Identità Transessuale di Bologna, che è l'associazione di riferimento in Italia e che ha un consultorio attivo dal 1992 a cui ci siamo, come dire, ispirati come modello di struttura consultoriale. Nel 2008 la Regione Toscana concede un primo finanziamento per l'apertura di questo sportello che poi negli anni è stato sempre confermato e con finanziamenti più ampi e progettualità, diciamo, pluriennali, ed ha allargato, diciamo, la sua rete di servizi, diventando un punto di riferimento sia nella regione toscana sia anche a livello nazionale per molte persone transgender che vogliono o iniziare l'iter di affermazione di genere oppure avere consulenze o supporto su qualsiasi tipo di bisogno, e il tutto focalizzato appunto sulla tutela della salute e dei diritti. E nel tempo questa struttura, che al momento offre servizi di prima accoglienza, di analisi del bisogno, di mediazione culturale, di valutazione psicodiagnostica per la disforia di genere, supporto psicologico alle persone transgender, ai familiari e partner, si è creata una rete con le altre realtà, soprattutto quelle mediche che operano già nella regione toscana, quindi l'azienda ospedaliera universitaria di Cisanello a Pisa e quella di Careggi a Firenze, che offrono sia servizi di salute mentale che soprattutto quelli medici, endocrinologici e chirurgici di cui hanno bisogno le persone transgender e a cui noi inviamo poi gli utenti dopo aver completato la fase di valutazione iniziale. E da qualche anno si è costituito un coordinamento regionale che si chiama CRIG per l'assistenza alla disforia di genere, in cui il consultorio transgender di Torre del Lago è inserito come hub territoriale, quindi struttura di riferimento a livello consultoriale. Abbiamo diverse poi collaborazioni attive, per esempio con l'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Ministero delle Pari Opportunità, e partecipiamo a vari progetti, tra cui l'ultimo è che è in fase di definizione, l'apertura di una casa rifugio a Pisa per persone transgender, che si chiamerà Casa Marcella. La disforia di genere è l'etichetta diagnostica, diciamo, è il nome con cui viene definita nei manuali la condizione delle persone transgender. Il termine disforia indica come dire, un disagio, una sofferenza a livello di umore di genere perché è legata al genere sessuale. La disforia di genere sostanzialmente è l'incongruenza tra il sesso biologico assegnato alla nascita e l'identità di genere psicologica ed emotiva che la persona sviluppa. Io nasco con magari un sesso maschile assegnato alla nascita, però poi crescendo io sento di avere o un'identità femminile oppure un'identità non binaria, quindi comunque non congruente con l'identità maschile che è quella che
collegata al mio sesso di nascita. Per cui sperimento un disagio con il corpo, soprattutto con gli elementi che sono i caratteri sessuali primari e secondari, e proprio un disagio legato anche al riconoscimento sociale. Le persone mi chiamano maschile, ma io non mi ci sento. Insomma, questa è la disforia di genere, quindi comporta un disagio, un disallineamento tra corpo e identità di genere psicologica, e poi anche un desiderio di modificare questa condizione. Vengono sempre più fuori le cosiddette identità non binarie, cioè persone che non si riconoscono nel genere associato al sesso biologico di nascita, ma che sentono comunque il bisogno di fare un cambiamento, che magari non vuol dire arrivare all'altro sesso, ma integrare per esempio elementi sia maschili che femminili nella propria identità per trovare un punto di equilibrio in cui vivano bene. Questo può richiedere a volte l'utilizzo di terapie mediche, quindi per esempio la terapia ormonale, la chirurgia o altri interventi di tipo estetico, a volte no, a volte ci sono persone che non sentono il bisogno per esempio di usare ormoni, anche se magari a livello sociale cambiano e magari chiedono di essere riconosciuti al maschile o al femminile. A volte ci sono persone che per esempio fanno cure ormonali però in microdosaggi, che quindi danno un cambiamento più graduale, più blando rispetto a terapie ormonali proprio finalizzate a un cambiamento più radicale. Ci sono tantissime possibilità, e ora devo dire la maggior parte delle persone che arrivano al consultorio arrivano poi alla decisione di quantomeno di iniziare la terapia ormonale, perché spesso è proprio un momento chiave nella loro vita, è quel momento in cui si inizia a spingere il corpo verso quello che si vuole essere. Per quanto riguarda l'assistenza medica che viene data, fondamentalmente ecco, gli step sono due. Il primo è quello della terapia ormonale. E la terapia ormonale consiste nell'assunzione di ormoni mascolinizzanti o femminilizzanti a seconda della direzione del percorso della persona. La terapia ormonale, per essere prescritta, necessita di una certificazione diagnostica di disforia di genere che viene fatta al termine del percorso valutativo. Le linee guida dicono che la persona deve essere valutata da almeno due professionisti indipendenti di salute mentale. Noi facciamo una parte di percorso psicologico e una parte di valutazione psichiatrica. Fanno una certificazione diagnostica con cui la persona poi viene inviata in ospedale per avviare la terapia ormonale.